はい、皆さん、こんにちは。ジャポネーゼコンミルへようこそ。チャオトゥッティエベンベヌティスジャポネーゼコンミル。Questa sarà una lezione di approfondimento sui verbi iru e aru. Tanto tempo fa, quando abbiamo studiato i verbi iru e aru qui sul canale di Giapponese con Miru, li abbiamo studiati come verbi di esistenza, ovvero come verbi che traducono il nostro verbo italiano esserci, ovvero stare in un determinato luogo. E in particolare abbiamo visto che il verbo ir traduce l'esistenza per, diciamo, le cose animate, quindi per persone o animali, mentre il verbo aru traduce il verbo di esistenza per gli oggetti, quindi per le cose inanimate. Vediamo le frasi di esempio e con il verbo ir ho scritto la frase teburu no shita ni neko ga iru. Teburu no shita ni neko ga iru. Teburu no shita ni, sotto il tavolo, ni, particella di stato in luogo, neko ga iru. C'è un gatto. Chiaramente un gatto è un animale, quindi vuole il verbo iru. Invece con il verbo aru ho preparato la frase teburu no ue ni hon ga aru. Teburu no ue ni hon ga aru. Sopra il tavolo, teburu no ue ni hon ga aru. Hon, libro, ga aru. C'è un libro o ci sono dei libri. Chiaramente i libri sono degli oggetti, delle cose inanimate, e quindi vogliamo usare il verbo aru. Tuttavia, sembrerà superfluo dirlo, ma ci tengo a farlo, i verbi iru e aru si possono usare anche per esprimere un concetto di possesso. Infatti possono esistere anche delle frasi del tipo karera wa kodomo ga futari iru. Karera wa kodomo ga futari iru. Loro, per quanto riguarda loro, kodomo ga futari iru. Ci sono due bambini. Quindi questa frase noi la andremo a tradurre in italiano con il verbo avere. Karera wa kodomo ga futari iru. Loro hanno due bambini. Allo stesso modo, anche il verbo aru si presta allo stesso meccanismo. Karera wa, è partito un po' l'inchiostro, karera wa kuruma ga aru. Karera wa, loro, kuruma ga aru. Per quanto riguarda loro, c'è una macchina, ovvero loro hanno la macchina. Fermo restando che iru e aru sono tra quei verbi che si preferisce scrivere in hiragana, forse per comodità, per frequenza di utilizzo, è anche vero che questi si possono scrivere anche in kanji. E secondo me adesso è interessante andare a vedere quali sono i kanji che sono stati scelti per esprimere questi due concetti. Il kanji di iru è questo, e deriva da questo pittogramma. Questo pittogramma dove vediamo due elementi. Una persona che fa per sedersi su qualcosa di solido, o salire o sedersi. Quindi questo pittogramma racconta proprio l'immagine di qualcuno che sta in un posto, e essendo il posto solido, la solidità del posto enfatizza lo stare dell'essere umano. Ecco che nel kanji vediamo due elementi, la persona che fa salire, mentre il kanji che vediamo qui sotto, in questo caso, esprime qualcosa di solido, qualcosa di concreto. Come facciamo sempre, lo scriviamo insieme, non è difficile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi sa che l'abbiamo studiato tanto tempo fa. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Invece, per quanto riguarda aru, il kanji che si usa per aru è invece basato su un concetto di possesso. A differenza di iru, che si usa proprio un kanji che esprime il concetto di stare, aru, che descrive lo stare per gli oggetti, per le cose inanimate, usa invece un kanji che esprime il possesso. Infatti, una cosa che c'è ed è inanimata è anche una cosa di cui ci si può appropriare. Il pittogramma da cui deriva aru è questo. Anche in questo caso vediamo due elementi. Una mano che fa per prendere, per accaparrarsi, per appropriarsi
della luna. Non è proprio la luna, noi sappiamo che molto spesso il kanji di luna si utilizza per esprimere il concetto di carne, quindi qualcuno che si appropria della carne. Ecco che il kanji diventa poi questo. Lo scriviamo insieme. La carne chiaramente è un oggetto particolarmente importante perché dà vita, dà sussistenza, permette di sopravvivere. Si fa così. Attenzione a questi primi due tratti. Il primo è questo, eh? 1, 2, e poi facciamo la luna. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il verbo aru. Ecco, secondo me è interessante vedere che iru è basato proprio sul concetto di stare in un posto solido, mentre aru esprime invece più un concetto di possesso. Come vi dicevo, sebbene sappiamo che i verbi iru e aru si preferisce scriverli in hiragana piuttosto che in kanji, questo non significa che non dobbiamo sapere quali sono i kanji con cui si scrivono questi verbi, perché effettivamente si possono trovare in altre parole, si usano anche abbastanza spesso peraltro. Per questo ho pensato di aiutarvi a fissare la conoscenza di questi due kanji dandovi tre parole nuove, dove la prima è la parola izakaya. Molti di voi conosceranno questa parola come pub alla giapponese, bar alla giapponese. È un luogo di ristoro dove si può mangiare, ma prevalentemente ci si va a bere. Izakaya si scrive appunto con il kanji di i, di stare. Zaka, questo è il kanji di sake che noi abbiamo studiato nella lezione 122, e poi il kanji di ya, che esprime il concetto di attività commerciale. Questo kanji lo abbiamo studiato nella lezione 92. Quindi attività commerciale legata al sake, dove ci si sta. Izakaya, ovvero birreria, pub alla giapponese, bar giapponese. E impariamo questa parola che sembrerebbe difficile, però noi questi kanji già li conosciamo, quindi diciamo che per noi è abbastanza facile, no? La frase di esempio è watashi wa tomodachi to izakaya de nonda. Watashi wa tomodachi to izakaya de nonda. Io ho bevuto con gli amici in un izakaya o all'izakaya. Le altre due parole che vi voglio insegnare sono le parole yume oppure yumejin. Yume, possesso, nome, ovvero avere nome. In particolare avere una nomea. Per questo essere famoso. Yume significa famoso. Yumejin, chiaramente, persona famosa, celebrità. Le frasi che ho pensato sono: Napoli va Pisa de yume des. Napoli va Pisa de yume des. Yu lungo, me lungo, yume. Napoli va Pisa de yume des. Napoli è famosa per la pizza. La particella de, che esprime il perché, la causa, per. Napoli va Pisa de yume des. Oppure Tom Cruise va Tom, mi fa sempre ridere il katakana. Ah, vedete che c'è un puntino tra il nome e il cognome. Di solito quando si scrive in katakana si scrivono i nomi, si staccano i nomi dai cognomi usando un puntino. Tom Cruise wa yumeijin desu. Tom Cruise wa yumeijin desu. Ovvero Tom Cruise è una persona molto famosa o è una celebrità. Sì, è una celebrità. Va bene, così
anche se magari voi preferite, anzi vi consiglio di scrivere in hiragana i verbi iru e aru, dovete imparare questi kanji perché compaiono all'interno di parole anche che si usano molto spesso, come per esempio izakaya, yume o yumejin. Ed eccoci arrivati a fine lezione. Questa volta secondo me non c'è tanto da aggiungere. Abbiamo visto fondamentalmente come si scrivono i verbi iru e aru. E abbiamo notato che il kanji che si utilizza per il verbo iru è effettivamente un kanji che esprime un concetto di stare in un luogo. Mentre per quanto riguarda aru, abbiamo visto che il kanji che si usa per scriverlo è un kanji che esprime invece più che altro un concetto di possesso. Sembrerebbe una lezione forse un po' superflua, però in realtà secondo me è importante. Ho voluto fare questa lezione perché secondo me è importante nel momento in cui andrete ad imparare tanti sostantivi nuovi dove questi kanji sono presenti. Quindi magari voi i verbi iru e aru continuate a scriverli in hiragana, anzi vi invito a farlo perché la maggior parte dei giapponesi scrivono questi verbi in hiragana, però non significa questo che questi kanji non compariranno più, infatti compariranno in tante altre parole nuove e secondo me se voi vi ricorderete di questa lezione nel momento in cui vi ritroverete a vedere questi kanji all'interno di sostantivi nuovi, secondo me vi darà un grande aiuto. E detto questo, come sempre a fine lezione io vi invito a partecipare alla crescita di questo mio canale in caso le mie lezioni vi piacessero, e lo potete fare mettendo un pollice up, scrivendo un commento nella sezione commenti, partecipando con una piccola offerta con il tasto super grazie, o comunque la cosa più importante, condividendo questo video con le persone e con i vostri amici che sono magari appassionati di Giappone o di lingua giapponese. Io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Già, matane!